Remember. Remember why we fight. Chaos won. The dark gods broke us. Demons and blood-fledged warriors wrought ruin and left only ash and bone in their wake. The mortal realms, so hard won, were lost. In the face of such defeat, the armor of mortals could not hold. Pride, greed, ambition tore apart the alliance the God King had built among the races. It is well, then, that we are not mortal. Forged in celestial storm, we are the chosen of Sigmar. We are hope manifest, and where we stand, there will be light in the darkness. No matter the cost. Thank you.
are raised to believe that the God Emperor watches over us all. And so we are charged to cleanse the mutant, the heretic, the alien. We must not falter. We are his sword. We are his wrath. Even in the face of death, we shall not submit. Suffering is our prayer. Faith is our armor. In battle, he offers us redemption. And for those who prove worthy, the Emperor sends forth his angels. A thousand worlds we fight for our survival. Those that would tear humanity down are legion. Our forces are few. Our enemies many. There is no respite. There is no mercy. And in our darkest hour, a spiteful universe awakens forgotten evils who break us. The galaxy burns, yet still we stand, the last bulwark against the terror. And while we draw breath, we will fight. For in this new dark age, there is only war. Ciao ragazzi, benvenuti su Wifi Studio, benvenuti, come va, come va, come va? Ciao, ciao Lanz, mi senti? Ciao, ciao. Ciao, aspetta, ti sento. Bene, ti bene, sento. Bene, bene. Allora, sì, sicuramente c'è qualcosa che non mi torna dal punto di vista audio, nel senso che vedo che c'è un problema di... anche se ho il microfono spento, per esempio, vedo che c'è un ritorno nel microfono, comunque. Mm. Il microfono non è quello della webcam, il microfono è questo impostato, però c'è qualcosa che boh, va bene. Intanto ciao Gorgoth Maul, che è Melkar, oserei dire, dato che aspetto il mio avversario, quindi dovrebbe essere Melkar. Sì. E mentre tu aspetti il tuo avversario, io direi che grazie Nuragico per la resub intanto, grazie mille. Grande, grande Nura, grande Nura. Grande, e subito, subito stream boss Nuragico, arrogantemente preso. Allora, andiamo a dare un occhio alle squadre. Allora, certo. UTL2 girone C2. Vediamo. Guardiamo prima Kiarg o Melkar? Guardiamo prima Kiarg per vedere che cosa è rimasto. Sì, dai, Kiarg. Ok. Allora, vabbè, il troll è rimasto intanto, dai. Il troll c'è. Tutto sto bordello di tubi e war pietra, adesso andiamo a dargli un senso. Allora, Allora. Vai, Lanz, io sono allora. Lì. Vai. Sì. 1010 di team rating con 50k di bank, 3 reroll apotecario e 2 di fan factor. Intanto grazie Melkar per esserti resubbato per il secondo mese di fila, grazie. Si ricomincia col Blood Bowl, dai ragazzi, si ricomincia, vai. E Warstone Troll illeso ma non skillato, però ancora attivo, doppio Skaven Blitzer anch'essi senza skill, anche se uno è piuttosto vicino, numero 2.
a 5 SPP. E poi che altro? Vediamo, allora ci sono due thrower, Skaven thrower, con uno non skillato, l'altro con invece manovona. Manona, infatti si vede dietro al cannone, c'ha una manona tutta pronta a raccattare la palla. Esatto, O che a ignoro. rattaccare la palla perché sono ratti, quindi. Ignora qualsiasi tackle zone, pioggia, bla bla bla. Quindi va sempre altrove più in qualsiasi caso. Scusate l'aumento di volume in consulto, cercherò di parlare un po' più. Ecco, abbasso un pochino perché mi sono sentito veramente metallico per un secondo, quindi vai, vai. Ok. Poi due Skaven linemen senza zerissimo PX, Esatto. assolutamente, e ben quattro Underworld Goblin con uno di questi che invece sta sfiorando la seconda skill, incredibilmente, ed ha già sidestep. Bene. 11 Eroe. giocatori, 11 giocatori, eh? Sì, è un po' l'eroe Sì, è la Nifnir, quasi. classica squadra minimal di Kjarg, 11 giocatori, non è il monoblocco, è il mono Stantis, però comunque Sì. sono pochissimi. Infatti ha un team rating di 1010 che comunque bene ma non benissimo, insomma, diciamo. Sì, che poi in realtà ha solo quattro Stantis, perché il resto sono Skaven e il Troll, quindi in realtà Esatto. non è neanche troppo Stanti come squadra. Ad oggi il suo, diciamo, totale è una vittoria, due sconfitte, due pareggi. Ma per essere Underworld non è neanche Sì, malissimo. li ha giocati con abbastanza leggerezza, diciamo, con questa Certo. Wildfin League numero 2. E due di Fun Factor, tre reroll, un Apo, dai, anche l'Apo. Dai, insomma, No, anche l'Apo infatti. sembra, quando parli di quelle qua, poverino, dai, c'è anche l'Apo. C'è anche l'Apo Dovrebbe. che tra l'altro non ha mai avuto quel monoblocco. Esatto, dovrebbe averne due di Apo per equilibrare, ma andiamo a vedere Melkar con i suoi Ipnorospi. Anche qui vedo un Kroxigor in resta. Qua la squadra direi che è un po' più avanzata. Il Kroxigor come in uno a movimento se ne sciacqua ampiamente il belino, secondo me, Abbastanza, sì. anche se è ovvio che prima o poi sicuramente è un danno, però anche sempre ancora 5, ecco, insomma. Sì, infatti partendo con 6, il meno 1 non lo rallenta così tanto, alla fine rimane un pezzo molto utile, fa bene a tenerlo almeno per adesso Vai, e vai. quindi bene. Come skill vediamo come è messo. Allora, gioca 4 scinchi, di cui uno fresh, uno con 6 step, uno con diving tackle ed uno con blodge, quindi skillato block, blodge, quindi probabilmente il portatore di palla. 6 Sau, vabbè, il Kroxigor, che vabbè, non ha skill, però ha questa niggling, questo meno uno movimento, non niggling, ma insomma, questa ferita permanente meno uno movimento. E poi 6 Sauri, di cui ben due skillati con block. Quindi buono, buono per lui. Ottimo, ottimo, oserei dire. Sì. Un'ottima evoluzione di squadra. 1250 di team rating, 150k di bank, che però non credo andrà ad utilizzare in questa partita. 3 team reroll, l'apotecario e 5 di fan factor rispetto al 2 di Kiarg. Quindi anche qui sul tiro di fan probabilmente avrà la meglio. Sì, anche perché comunque si presenta alla partita con 4 vittorie e un pareggio, mai stato sconfitto Melkar e con i Lizardmen comunque ci sta, anche se in girone aveva gli orchi e comunque un po' di traffico c'era in quel girone, quindi non facili, ma si confermano comunque Lizard come uno dei team più forti sulla carta di Blood Bowl 2, ecco, insomma. Assolutamente, assolutamente. Lo sono stati almeno col vecchio regolamento, quindi quello ancora presente in Blood Bowl 2 lo sono. Sì, anche in Blood Bowl 3 comunque sono tra i top 5 dei team, almeno così li dipingono. Poi adesso vedremo, ora che si inizia già a giocare, se le cose cambieranno e si vedranno magari anche altri nuovi sviluppi. E la differenza di team rating è comunque 240, quindi c'è largo spazio per Mago e Bloodvaser Babe probabilmente. Sì, addirittura forse Mago e Star Player, visto che comunque anche 50k di cash Kjarg No, uno potrebbe scheletro con la spendere. motosega. Non lo Chissà, chissà. so, ci Sono anche starebbe dei bene. bei Star Player scinchi alla fine.
quindi magari. Sì, però lui sta parte già a 1250, Melkar, quindi dici No, scusa, no, no, Star Player, Underworld, Andes. Goblin, Underworld, Skaven, nel senso sì. Vero, vero. Ha comunque un po' di scelta e c'è anche Lord Borak che però non serve a niente. Ma Quindi in Borak, realtà no, non credo neanche che ce la faccio a prenderlo, no, però. no, si costa troppo, troppi sponsor su Lord Borak, Troppi diciamo. sponsor, sì. Ok. Allora, mentre aspettiamo la partita, direi che ci portiamo su Cable TV. Nel Sì. frattempo, io Si è già direi guardato, per adesso non sono on. perfetto. Allora, io mando avanti una battaglietta di Stream Riders, che vi ricordo che potete unirvi con noi a combattere in questo giochetto pixelloso, divertente che usiamo fare insieme, anche se mentre giochiamo a Blood Bowl ovviamente non andremo a vedere le battaglie, mentre giochiamo a Magic ce ne dimentichiamo completamente, quindi però noi lo lanciamo lo stesso perché secondo me è molto divertente come giochetto, quindi ci proviamo ogni sera, vediamo Sì. se questa sera qualcuno ha voglia di giocare con noi. Se volete giocare con noi cliccate sul link che è appena apparso nella chat e iniziate a mettere i vostri pupazzetti pixellosi dopo un qualche minuto di registrazione. E tra Metto. l'altro, già che hai parlato un attimo di Magic, ti volevo dire che tra 2 settimane e qualcosina, forse tipo il 20, esce Innistrad, quindi nuova espansione. Esatto, Quindi, molto bella. insomma, No, nuovo content. no, bello, bello, anche Innistrad sarà sicuramente bello. Nel frattempo io sto usando il mio mazzo. Come si dice, il mio mazzo Angeli non sta avendo molto successo. Devo essere sincero, stanno avendo più successo i classici mazzi, pedine, cazzate, puttanate. Insomma, c'è comunque Vero. una, come dire, un meta abbastanza particolare. Però non sta andando neanche male perché l'ho cambiato un po', ho abbassato un po' il costo in mano. Ho rimesso dentro tre calici giusto perché mi sono accorto che perdevo per la solita ragione, non riuscivo a pescare. Quindi. Giusto, giusto. Rimani senza Eh carte, sì, sì. devo Giusto. pescare in qualche modo, quindi sto reinserendo delle carte abbastanza Eccoli, sono in normali. Perfetto, campo. andiamo subito a cercarle. Ragazzi, a livelli della CCL come precisione, bravi, bravi. Bravissimi, bravissimi. Ora metterò il Prevision, non vi preoccupate, Cetto. eh? Anzi, il Prediction. Prevision, prediction, va bene tutto. Ah, attenzione! Vediamo. Allora, Melkar ha addirittura un più 2 di fan. Non Esatto, quello che dicevo, mamma mia. vedo maghi, quindi Star Player. Bombarolo. Fez. E vediamo, vediamo. Cos'ha? Bombarolo? Beh, un barolo effetto, non è mica male, No, Fez è il bombarolo. Ah no, voglio dire. no, No. no, no, scusami, scusami, scusami. Il bombarolo era dietro al troll, ecco perché non lo vedevo. no, motosega, non bombarolo. Molto sega Oh, e è fanatico, fanatico. mamma mia. Motosega è fanatico, ragazzi. Allora, guardiamoceli bene. Nobla Ferruca, lo conosciamo. È un blodger. Con la motosega, blogger con la motosega, quindi molto difficile da acchiappare. E anche Sì. quando lo E acchiappi, ti dice la sua non ci sono table, quindi fastidiosissimo. assolutamente. Mentre Fez ha Foul Appearance, quindi anche lui molto difficile da bloccare, come se già non fosse abbastanza difficile con forza 7. Quindi, Foul Appearance a un Esatto. giocatore così è enorme. Vero, vero, vero. Tanto high kick. E switchiamo la view direttamente dietro la schiena dei sauri che cominciano ad attaccare per questa partita. E non benissimo. Non benissimo, perché comunque è facile perdere qualche goblin nelle prime azioni. Ma per il momento l'armatura regge. Continua a lanciare il prediction. Vai, 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 vai. Sì, i primi due blocchi fortunati perché comunque insomma con stanti, armatura 7 poteva succedere subito il peggio. Dall'inizio invece neanche un armor roll passato.
Vediamo il terzo blocco. Attenzione. Vola, vola, vola via. Ma no, stordito. Beh, direi buon inizio di partita comunque per chi non ha subito rimozioni in linea. Vero, vero. E avviamo il pronostico, avete 20 minuti di tempo per puntare i vostri punti e arriva il blitz. Arriva il blitz senza dodge il povero Skaven, ma no. 5 più 1 6 più 1 7, quindi direi un ottimo inizio 2 per Kiarg. Deve andare Sì, veramente peggio. l'ho visto male quel povero Lani. Assolutamente. Tanto cominciamo a predire, a predire. E predicete che non predicete mai. Ah, assolutamente, predict with custom mounts. Io metto, stavolta voglio puntare su qualcosa. Come sempre, un po' meno ovvio. E intanto un pick up fallito e non benissimo questo scatter. Già, non benissimo, non rirolla, ci sta. Più che altro non benissimo perché se dovesse scatterare di nuovo e uscire dal campo potrebbe iniziare a diventare non bene, ecco, sono non benissimo la Potrebbe, situazione. sì, potrebbe rompere il drive d'attacco. Vediamo. Il team di Kiarg conta anche su queste cose per avere comunque un vantaggio, un leggero vantaggio. Oltre ovviamente alla motosega e alla palla e catena. Eccola qua la motosega che arriva! Via! Croco glassato, capò! E fa il suo lavoro! Non c'è Ragazzi! Boned, no Boned, tic scal che tenga, va Ah sì! fuori subito. Ah sì! Ah sì! 6 più 3, 9! E via. Poteva andarti peggio! Anche! Beh, insomma, sì, un po' sì, però non è andata benissimo per il No! povero Melka. No. Meno male che non aveva Mighty Saw. Beh, Vero, eh. più 3 armatura comunque, insomma, 6 più 2, 8 più 3, 11, insomma, dai. Sì. E intanto si fanno sotto gli Skaven. Quante soddisfazioni, motosega e palle catena. È vero, vero. Sponsorizzate da Wolfing Studio, non ditelo a nessuno, ma è così, per la maggior devastazione possibile delle live. Tra l'altro, bene aver tenuto Fats per il drive d'attacco, in difesa sarebbe stato un impiccio e avrebbe rischiato solo di essere espulso prima del tempo. Già. È un po' rischioso, se il drive è corto e perde dei goblin, potrebbe perderlo senza neanche usarlo, ma vedremo. Sì, ricordiamo che al momento non ci sono bribe, quindi Ah, sì. tutto quello che entra poi esce Già. espulso dall'arbitro. Dovrà giocare conservativo anche con i goblin, cosa non facile. E intanto vediamo Nobla Ferruca qua. Ha fatto il suo. Sì, si è già ripagato tutto, direi, con quel KO iniziale. Anche perché Kiarg gli ha detto: mi raccomando, spacca tutto, ma non fare star player points perché poi non serve. E quindi allora lui ha fatto KO, preciso. Si è limitato, sì. Esatto. Uno dei pochi goblin professional. Troll va giù, ma ce lo potevamo aspettare senza particolari danni. Mentre un Lionrat sopravvive a questa intrusione base alla motosega, quel Sauro, Attenzione. perché arriva il Blitz, però attenzione che ha block dodge, un blodger. E ok, lo spinge via dall'equazione. Ok, e qua ha rischiato perché con block non sai mai se puoi proprio spingere sempre. Già.
anche rischiato un pericolosissimo block teschio che l'avrebbe tirato giù con armatura più 3. Sì. Quindi, vabbè, Insomma, è però. sempre rischioso avere a che fare con Nobla Ferruca. Vero, Intanto, se volete aggiungermi ai vostri amici di Magic e giocare una partita con me ogni tanto, sotto è comparso il codice per aggiungermi, e l'altro è il codice di Call of Duty. Presa la palla fermamente, quindi non succede l'irreparabile, ma si comincia il drive di attacco per gli uomini di lucertola. sì. Palla protetta, non protettissima, però comunque difficile da raggiungere per Chiari, quindi vedremo. Va bene, tanto sentivo se la musica. Yeah! 6 più 3, 9. Che brutto Attenzione. palo, che brutto Eh palo. sì. Intanto grazie per essere qua con noi, ragazzi. Benvenuti su Wolfie Studio a tutti quanti. And I remember you, if you're English and you want that we speak in English, please write in the chat and we'll start speaking English with you. Detto questo, vediamo se mi hanno scaricato Stream Rider sul mio PC di supporto per mettere qualche pulsillo. Sì, e intanto Buon Kirk smarca un goblin in contatto con la palla. Eh sì, fondamentalmente i goblin fanno questo e anche di più, quindi è una delle loro abilità e la sfrutta. Sì. Vediamo subito. Ah, questo può andare bene, sì, giusto per tirarlo giù. Ed è già una Sì. vittoria che non si è fatto male. Esatto. Continua la serie fortunata di armature di Warpietra di Vero? Kyrg. Sì. Anche perché, cioè, ha fatto 9 il Sauro. Se era al contrario, lo vedevamo finire male quel povero ratto. Mi sa di sì, Sì, guarda bene così. Non ma perché se l'è sniffata pesante quella Warpietra, secondo me. Allora ne ho idea. era tutto È tutto pronto. sporco il naso di verde fosforescente. Esatto. Si è sniffato il troll. La cosa più probabile è che il troll abbia cercato di mangiarlo e lui, nel divincolarsi, abbia staccato un pezzo di Warpietra dello spallaccio e l'abbia inghiottito. E questi È sono i risultati, probabilmente. diventato immune. Esatto. E attacca i Sauri a caso. Comunque, a parte il teschio, erano tutti risultati positivi. Quindi, questo un po' meno, ma ripeto, con l'armatura che ha resistito è andato più che bene. Sì. Come se avesse wrestlato. Esatto. Ma ciao Clex e buonasera anche a te. Qual buon vento ti porta? Quella Kyrg contro attenzione. Melkar stasera. E il dodge funziona. E lo allontana con un po' di schifo anche perché, giustamente. Anche un po' di preoccupazione, Ah, forse. direi di sì. Qua ci siamo, direi che ci siamo. Come va questa partita? L'unico altro amico stante di questa lega, esattamente Kyrg. Vento di bambini finalmente dormono e tuoi bambini sono Grande. bravi, dai. Li ho conosciuti, sono veramente Tanto bravi. blizzone dello scinco che però non trova il block e Ah sì. nemmeno il pow. E quindi il goblin continua a essere fastidioso e toccherà rimuoversi artificialmente dalle balle all'antica maniera.
Ho conosciuto in Val d'Aosta anche i bambini di Michelle, che sono stati veramente, veramente, veramente gentili. Loro erano un po' più grandicelli dei tuoi, però veramente bravi. Avete dei figli veramente simpatici, veramente, veramente a modo. E ho scoperto che quelli di Michelle guardano anche le partite di Wi-Fi Studio, quindi dai. Ma grande! Sì, assolutamente. Mi hanno fatto trovare un biglietto quando mi hanno ospitato con scritto: "Ciao, lo spe, benvenuto a casa nostra". Pensate. Ma Sapevano grande! pure il nick, attenzione! E qua Regeneration? Ma non rigenera! Male, malissimo! Pareggia e porta in vantaggio i conti pesantemente. Mamma, che brutto colpo. Brutto colpo, brutto colpo. E che tiro ha fatto? Uno su Regeneration, insomma, non benissimo. Mi serviva No. un 4 più per tornare fresco di fogna, ma non è servito, non è aiutato. No, ha accumulato tutti i fallimenti di Armor in questo momento. Dato un nuragico, già inizia a dire: "Dai, che posso come miglior secondo". Dai. Sta a gufare, non sa neanche più lui chi. Nura, Nura, non ti cibare delle sfortune altrui. Esatto, cibati solo dei morti e della distruzione che semini. Quello è sempre il giusto modo di cibarsi e di partire pronti. È una buona colazione. Adesso Nobla Ferruca dovrà uccidere due Sauri per pareggiare il conto, direi. Quindi vediamo come andrà. Nel frattempo c'è uno Shinko da fermare. Vabbè, Nuragico dice delle cose tipo: "Sfortuna altrui, sti Underworlds mi hanno fatto vedere i sorci verdi al ritorno". Beh, ci credo. Sono pieni di War Pietra. Se non li vedi con loro i sorci verdi, non li vedi da nessun'altra parte. E Clex ti avvisa, attento nuragico, che na foldone e poi leva. Leva! Quindi, occhio. Ma Occhio, è nel vero, frattempo, due ratti e un goblin riescono a distrarre quanto basta un Sauro per fargli lo sgambetto. E parte Blitz sul portatore di palla, due dadi, ma no, ma no. L'Oriolo trova, il Paolo trova! Con la trivella! Dritto in the face. Sì, vabbè, prendi anche la palla in mano, poi ne riparliamo, eh? Beh, non male lo Però, scatter comunque. sì. Non male, non male per entrambi, poteva finire meglio e peggio, secondo me. Sì, diciamo non è facile né per Kier né per Melkar recuperarla da lì, quindi. Esatto, quindi tra virgolette è un più uno per Kjarg, perché attacca Melkar. E che comunque ogni volta che è il suo turno fa cose che ci soddisfano, quindi la partita direi che è piuttosto equilibrata e godibile. Sì, tra l'altro Parte bene. quella ferita sul troll ha rimesso le cose Eh sì, decisamente. in vantaggio per Melkar, direi. Perché Sì. dato il resto della squadra di Kjarg eliminati gli Esatto. star player, non è che ci sia molta gente in grado di fermare 4-5 Sauri. Poi. E questo scatterone. Cioè, Attenzione, comunque sì. colpo di tacco, cioè sta roba alla Ronaldo. Colpo di Sì. tacco per il thrower che prende al volo, dai, cioè. Sì, Fantastico. abbastanza vergognosa, ma cioè è bello, questo è il Blood Bowl, boh, questo è il Blood Bowl. Sì. Ma ora bisogna vedere se riuscirà a stare in piedi, trovo, perché se ci riesce è interessante. Allora, il Thrower a forza 3 non ci sono particolari Sauri non marcati, quindi in realtà non sarà così semplice buttarlo giù questo Thrower, Vero, secondo vero, me. Questo Thrower con Manona, vorrei ricordare. vero. Lui. Qua Ma sei c'è. senza Ah, skill gates. c'è ragione. Ecco perché. Vediamo se tra un po' me le dà. Eccolo qua. No. Ok, perfetto. Sì, era lui, era lui, non lui.
ho riconosciuto dalle fasce intorno alla mano cosa sta succedendo. Sì. Vedi che c'ha l'altro thrower che c'ha la mano normale, invece questo c'ha la manona tenuta a bada con gli impacchi di War Pietra. Per non farla crescere troppo. Esatto. Vabbè. Tutto qua la difesa degli Underworlds sta facendo il suo. Si fa spingere a destra e a sinistra senza morire. Partirà un blitz dello Shinko. Ma non c'è uno Shinko con block, quindi ci vorrà un po' di fortuna in questo blocco ondato. Ah no, c'è lo Shinko con block, scusate. Qua. C'è, sì, sì, il blogger c'è, che c'è, portava c'è. La palla. Sì, sì, sì. Sì. Sì, e infatti arriva un dado e eccolo lì, ed è giusto l'abilità che serve, KO, via, lo picchia fortissimo Gigi e Luigi insieme in coppia, però Gigi non prende la palla, che finisce in posizione non bellissima, poteva finire molto meglio. Sì, buon scatter per Kirby qua dopo il KO non così fortunato. Esatto, nel frattempo qua lo scoring rat rimane. Ma no, solo stordito. Ecco, adesso l'armatura 7 comincia a farsi sentire davvero, eh? Già. Sono di cadere. Diciamo che gli avversari più tosti dei Sauri sono i Goblin probabilmente. E qua Nobla ci dà dentro. E KO. E via. E due, come dicevi te, non vuole fare casi. No, KO. esatto, solo KO. Solo KO. Solo che qua Nobla è l'unico, gli altri si pisciano sotto, secondo me, in questo momento. Cioè, mi guardo intorno, vedo solo goblin e ratti, cioè, non benissimo. È vero, non bene. Manca un troll fondamentale. Ci sono un paio di ratti un po' più tosti degli altri, ma sono marcati a vista. Ma è il problema che non si riprenderà più questo troll, è quello il vero problema. Ah sì? Sì, perché ormai sei fuori per tutta la partita. Cioè, quello volevo dire, no? Che non è che c'è tipo KO o col senno di poi potevi usare il reroll. L'apo, volevo dire. Sì. Quindi siamo solo al quarto turno. Una strada in salita. Vero. Anche se c'è da dire, comunque, il drive di difesa di Kirby, quindi... Tanto sì, anche i Sauri mantengono le proprie posizioni. Blocco meno rischioso l'ha fatto adesso. Infatti si leva da una posizione scomoda. E circonda un po' il pallone per provare poi la mossa di averla ratcattata da terra. Un bel 5. Hai detto raccattata? Esatto. Sei l'antica. Pensavo di aver sentito. Speravo di aver sentito. Il ritorno della cuffia. No. Ho detto, io l'ho fatto. Me ne assumo la responsabilità. Su Cabal TV. Va bene. E adesso con la palla in mano potrebbe anche provare a lanciarla a fare in culo. E rallentare ulteriormente. Darla. Impasto al blitzer. Oh! Però in realtà se fa un passetto indietro è tipo ok. E invece no, lo fa perché è così che vanno le cose alla umana maniera. La presa come un umano, la lancia come un umano e la prende come un umano. Attenzione. Ok. Sì.
Dice all'infinito! Sorry Dice totale! Questo tirava giù un blogger 2 contro. Vi ricordo voi che siete subati di usarli, Sorry Dice, che ce li avete sul canale. Se non ce li avete, subateli, non ce li avete. Oddio! Per fortuna incredibile. Non succede nulla all'armatura di quel Sauro. Sorry, Dice. Cioè, queste robe, questa azione è stata rubata direttamente dal playbook dei miei umani, secondo me, una di quelle robe abbastanza rischiose in probe e poi fallisce un dodge costanti. Fa cose assurde e fallisce un dodge, tra l'altro importantissimo perché sblocca almeno 2 giocatori. Ma sai che io non avrei doggiato, non sarei stato lì. E ti dirò anch'io, perché in questo modo va bene che non ha block quel Sauro, ma era marcato. Se vuoi farmi un 3 dadi sul Goblin mentre io vado in meta, non è ovvio. Cioè, c'era l'altro quindi... Sauro, cioè non è che... però. Beh sì, però. Ti facevo muovere un po'. Esatto. E invece adesso infatti l'altro Sauro lo porta a supporto, quindi vedremo probabilmente un blitz di Kunta Kinte qua. Kunta Kinte Ale circondato e qua, però non ha block Sputacaso, quindi però sono 3 dadi così, quindi... esatto, e non c'è un dodge, quindi vediamo. E invece sì. Peccato, perché il doppio teschio era presagio di morte, ma la fortuna di Kierg finisce qua, ma fa comunque spendere un reroll. Sì. Scatter. Vabbè. Scatter neutro. Scatter neutro. Sì, te va, sì. Insomma, se tira dei grassi 6 potrebbe tranquillamente... Aia, stordito. Il grassi 6. Sì, potrebbe raccogliere il pallone e andare ancora in meta. Ma per fortuna ci mette la mano lo 5 Star Player. Conca of Down. Lo chiameremo amichevolmente Conga. Conga... Lo Shinko Konga. Tanto arrivano le botte perché hanno preso la palla e sono ringalluzzite all'improvviso. Qua vedremo Nobla Ferruca che farà a fette un Sauro con block. Possibile, sì. Alla bombazza, per dire. E un Goblin che ne disporrà con un fallo, se ciò non bastasse. Eccolo che arriva. Attenzione che si autoferisce. L'owner fallito. Definitivamente finita la fortuna di Kierg. E va automaticamente KO. No, va automaticamente KO. Si fa KO perché ha deciso che deve fare solo KO. Esatto. È vero. È un professional anche nell'errore. Sì. Come KO viene espulso? Sì. Viene comunque si ha giocato, sì. Io potrei dire che scusa, ero KO, non me ne sono accorto, rientro di nuovo, fermami, ho una motosega in mano, ma purtroppo poteri magici perniciosi impediscono questa cosa. Sì, posso dire, forse in questo caso specifico non era da fare come prima mossa, mentre in altri turni sì, era un'azione piuttosto sicura, però l'uno è dietro l'angolo, il doppio uno è dietro l'altro angolo. Sì, beh, doppio uno, però chiaro. Cioè c'è il primo uno, qua in Blood Bowl funziona così, il primo uno ti spinge, il secondo uno è dietro a Carponi che ti fa cadere, Esatto. E ride soprattutto, sì, assolutamente. E Klax dice, ma non puoi iniziare il turno con un blitz di Loner al centrocampo? Sì, anche lui dice questa cosa qua. Però io penso che Kierg abbia preso questo team in maniera davvero simpatica, cioè con la simpatia del caso, e quindi lo sta muovendo un po' come si muoverebbe da background. Ma può essere, sì. Comunque anche se non fosse così, che non è una questione di background,
In generale, delle volte sei un po' costretto a fare dei blitz quando non dovresti, però questo forse non era il caso. Sì, questo forse non era il caso. Intanto i ratti comunque finiscono a terra in maniera piuttosto... Hanno fatto un corso di cadute, probabilmente. Oppure, come dice Clex, anche Kjerg si è fatto di War Pietra per entrare nel mood della squadra. Può essere. Un bel minestrone di War Pietra. Eh sì. Già che siamo a settembre, arrivano i primi freschi. Il minestrone della Valle Mordheim. Esatto, la Valle dei Morti. L'amore per War Pietra dà solo buoni frutti. Esatto. Dai, ci voleva un po' di sana follia portare Stanti in Lega, soprattutto in questa Lega che noi abbiamo preso così seriamente da invitare comunque persone di un certo livello, di un certo calibro. Direi che il 5% delle persone erano persone come noi che giocano per divertirsi, il 95% delle persone erano persone stra mega wow. Eh sì, in generale ci sono tanti giocatori in gamba. Assolutamente sì. E vedremo se ci seguiranno anche nella Wildfin League 3, però la Wildfin League 3 sarà molto più aperta a tutti e molto più aperta alle sorprese, dato che ci sarà un ritorno alla ladder come non esiste nel panorama italiano. Ladder con premi sorteggiati a caso fra tutti i partecipanti che si impegnano abbastanza da fare almeno 5 partite con lo stesso team, che sarà la condizione di qualifica per entrare a far parte della classifica in generale. Certo. E poi vedremo sicuramente l'inverno, la parte finale invece a scontro diretto come per la prima a bomba, la ladder selvaggia, come dice. Sì. Come dice il Clex. Allora potrebbe essere Nura, ti toccherà. Puoi anche decidere di cambiare squadra, non è che... Io ti consiglio gli Ogre, sono una squadra molto forte. Esatto. O i Kislev. Squadra che dobbiamo fare, Lanzi, te lo voglio dire. L'abbiamo già fatta la squadra. Dobbiamo giocarla in qualche... Sì, è vero, l'abbiamo fatta, è vero. Abbiamo vinto contro due ragni della soffitta. Io e me stesso, perché vedo che non hai partecipato a sto giro. Ma fa un buon recupero difensivo. Pierre rialza tutti, sposta un po' di gente. Un po' troppo basing, che mi fa temere danni irreparabili in questo turno. Vediamo. E qua iniziano i danni. Ma oh, regge tantissimo questa nuova armatura dei ratti. Sì, a tratti. A tratti. No! No! Uccidetelo! A tratti! Basta! Molto bene! Sì, beh, certo che Clex effettivamente dice Zelgadis che lancia degli ear nella nostra chat, no? Però effettivamente, essendo la chat... cioè la ladder che stiamo facendo adesso, giusto per tenere impegnati chi vuole giocare un po' così e chi non è riuscito a iscriversi alla Lega, non tanti magari sono disponibili soprattutto d'estate, quindi io sì. Voglio vedere con la nuova Lega, dove tutti saranno costretti a giocare la ladder e dove di fare almeno 5 partite, secondo me gli ear di Zelgadis non verranno ignorati. Assolutamente. Ma anzi, sì, c'è Zelgadis che perde 13 partite. Mi fiondo subito nel roll. Vero Zelgadis? Se guardi in diretta, rispondici. Se guardi in differita, rispondici su YouTube. Ma sei il nostro giocatore più entusiasta da quando Nuragico ha trovato lavoro.
e quindi la sera deve lavorare Vero, sì. solo lui potrebbe tenerti testa, però Assolutamente. deve lavorare, è Eh sì. difficile. Sì. È colpa tua se aveva quei necro super skillati, no? È che ha fatto 23 partite. A sto punto con un portatile di fianco poteva fare anche la doppia partita contro se stesso. Non vorrei dare brutte idee, ma chi lo fa è veramente una persona triste, quindi merita di essere sgamata. E occhio perché verremo a commentare i replay delle vostre partite quando meno ve l'aspettate. Se fate cose buffe vi sgamiamo. Siete espulsi a vita e dovrete pagare una multa di 20 euro. Che voi magari non la pagherete mai. Ma la multa di 20 euro serve a me che sono genovese per scrivere il vostro nome sul libro dei rancori. Intanto è arrivato. Ma stordito, quindi. Almeno i ragazzi sembrano reggere, i goblin sembrano schivare. Ottima la difesa degli Underwards da questo punto di vista. Della Sì, resistenza. Il proprio. Sì, quello sì, proprio sono troll. passati come un coltello nel burro lì. Eh sì. Vabbè, sì, ha lasciato. Sono molto veloci comunque i Lizardmen, quindi dopo il turnover rovinoso di Nobla e hanno trovato subito un buco, l'hanno occupato e effettivamente l'unico che non doveva farsi eliminare era il troll e ha deciso. Vero, vero. Brutto momento. Però allora il piano A di Kiarg è comunque riuscito, nel senso che siamo al settimo turno, siamo all'ottavo turno. Il piano B, scusate, non il piano A. E di nuovo un doppio 1 KO stavolta. Mamma, Non benissimo. sfortunato. Non benissimo. Non è il momento di usare l'Apo. Posso dirti che io avrei tentato lo smart. Ah no, non si poteva. No, niente. Niente, è l'unico modo, era un dado cercando il pau. Già. Si fa quel che si può con quel che si ha, ma il Sì. doppio 1. Il goblin non se l'è sentita perché il altro Nuffle non ci ha creduto. Già. Qua, triple sack, ma non c'è rimasto sack il goblin. Meno male, ci mancava il triple sec. Sì. Hai fatto venire voglia di bere, maledetto. Vabbè, tanto ce l'ho anch'io la voglia di bere. Vieni nella mia maledizione della luna nera che si chiama dieta. Benissimo. 1-0 per l'Ipnorospi. Sì. Ha giocato bene comunque, buon Melkar. Niente da dire su questo 1-0. Un po' di sfortuna per Kiarg, che però partiva comunque già svantaggiato. Beh, diciamo che però Kiarg adesso ha ripreso tutti i suoi KO perché la motosega viene comunque mandata fuori, quindi dai, è ottimo. Riprende tutti i suoi giocatori possibili, a Sì, parte il però troll che perderà ovviamente. Fez. Ma la Perderà cosa Fez. valida è che il Kroxigor è rimasto fuori. Quello sì, però perderà Fez dopo un turno di gioco. Questo non è granché. Sì, quello lo sapevamo purtroppo. Purtroppo senza troll non è facile per questa banda di warp tipi. Però se la volesse rischiare, potrebbe rischiare una meta veloce e poi provare a riprendere il pallone senza Fez, è quello il vero problema che C'è ancora un ovviamente. modo. Sculare e fare break the ref su questo calcio di inizio. Sì, anche iniziare a fare falle tutto spiano. No, per tenersi Lasciare. fetti. Sono ancora comunque troppi shink in campo, quindi la strategia di tirare fuori i shink non è più attuabile. Ma Fez, voi non l'avreste schierato in difesa? Eh sì, bravo, sì, questo è l'ottavo turno, secondo me non ha.
Non ha fatto. Però deve entrare per forza. Sono sì. 11. Sì. Gli serviva almeno una riserva in più. Sì. Sperava forse sì. Di averla, ma. Sì, ha dovuto schierarlo per forza all'ottavo turno. Quindi, ragazzi. All'inizio del drag. Però non moriva così, ce l'aveva. Ma in realtà la motosega non era male come inizio del drive. Dice Clex che avrebbe schierato più Fats che la motosega, probabilmente. No, io preferisco la motosega in difesa, però in questo particolare caso li avrei forse schierati tutti e due. Io preferisco la motosega in difesa e il fanatico in attacco. Forse è vero, anche perché se fosse riuscito a non farlo segnare del tutto, poi segnare con questi tipi può essere comunque un'opzione percorribile, dato che sono comunque molto agili, quindi tra sì. Dodge, stanti e cazzate varie magari qualcosa si inventavano. Sì, comunque sì, non è vero, vero. Leggendo Clex dico, non avendo Braille avrei schierati entrambi, anche io, soprattutto perché non aveva tanti pezzi di riserva a parte quelli presi con... Esatto, perché la cosa base è, per chi magari non mastica tanto Bloodwall, non è molto esperto, il fatto che se attaccano Lizardmen e fanno una meta all'ottavo turno, tu hai automaticamente l'ottavo turno. Però in questo ottavo turno, se non hai riserve, ti tocca schierare in campo forzatamente l'arma, la Secret Weapon, che però non riesci a usare se non per un turno. Quindi sì. Questo era da considerare, era un po' machiavellico come ragionamento, però assolutamente adesso si palesa proprio. Col senno di poi è effettivamente sì. Ne faremo tesoro. Sì. Niente Brave the Ref purtroppo, quindi lo salutiamo a fine turno, qualsiasi cosa succede. Intanto Fats, vediamo se riesce a tirar via qualcuno nel frattempo. Vediamo se l'armatura cede. No. Però vabbè, stordito. Giù lo tira. Vediamo. No, peccato, però scatterà sicuro, perché deve ottimizzare, infatti arriva. Ma non riesce a passare l'armatura, secondo scatto. Primo scatto. Dai, secondo scatto. Tre dadi. Bravo, ci ha provato. Giusto. Il modo migliore per usarlo all'ottavo turno era proprio questo, usare solo lui. Sì. Poi poteva andare in tanti modi. Andre, ma quale secondo scatto muove di 4 questo Star Player? L'ha fatto adesso il secondo scatto. Sì, l'ha fatto poi comunque. Sì, l'ha fatto. Ci sta. Guarda che corre verso le riserve il Croxigor. Muove di 4, numero, però ha fatto tipo 6 roll. Quindi... Secondo me il Croxigor aveva paura di Fats e ha detto... Sì. Non serve essere cugini di 14° grado, purtroppo, a Fats. L'arbitro, il disonore della famiglia, quindi... Lo butta fuori. E purtroppo per chi vediamo che è rientrato il buon Croxigone. Già. Che ti crocoglassa, crocolacca si chiama, crocoglassa tutti quanti. Sì. Vediamo un po'. A me comunque i nomi aztechi mi ricordano sempre la cioccolata dell'Expo, non posso farci niente. Me la ricordo anch'io, la cazzo di cioccolata dell'Expo, buonissima. Buonissima, tra l'altro quella piccante, strabuona. Sì. Al peperoncino. Per Kjarg brutta serata, in realtà penso che con questo team brutta serata sia una serata qualsiasi, però stasera è andata, come dire, ci stavamo divertendo, poi il troll è uscito all'improvviso ed è accaduto tutto ciò.
È un po' come, te lo ricordi, Anthony Hopkins quando parla con quello di Mission Impossible, come si chiama l'attore, ora non mi viene il nome. Tom Cruise, no. Tom Cruise, sì, sì. Quando gli dice, brutta sera, tipo, missione difficile, no, questa è missione impossibile, missione difficile per lei è troppo facile. E la stessa cosa vale per Pierre che gli andiamo. Esatto. Ma questo è impossibile! Sì. Per aggiungerci macchio, sì. Esatto. E Quick Snap. E gli Andes hanno un piccolo vantaggio. Snap, non male. Tra l'altro sfiga vuole, la palla cade comunque. Cioè, sfiga vuole, nel senso. Non rinuncia alle mazzate, invece di staccare tutti si appiccica. No, secondo me Kjaerg la VTL3 tornerà a usare il caos. o addirittura oserà usare i nani. Magari no, però... Cioè, secondo me, data questa esperienza tragicomica degli Andes, avrà voglia di uccidere un po' di gente. Vediamo. Okay. Guardalo lì, guardalo lì. Catch al 4. E via. Crintro. Nel gioco da tavolo si è fatto una grossa esperienza con i necromanti, quindi magari potrebbe pensare di giocarli anche in Lega. Ah beh, sì, sicuramente vi consiglio di utilizzare i team che sapete usare meglio. Poi potete divertirvi perché la Lega durerà comunque in generale 2 mesi, quindi avrete tempo di giocare quello che volete e anche di provare a far qualificare più team. Dato un blocco, lo rispedisce al tappeto. Qua. La spintina. Dietro al crocco. Qua. Non vedo blitzer disponibili. Hanno bloccato tutti e due, quindi l'undado sul Croxigor non lo farei. Sì. Ha modo anche di fare un due dadi, ma deve, insomma, è troppo deve mettere difficile. Tanta gente a contatto, è brutto, poi per il turno no. No, anche perché poi il problema è che ha la coda prensile, quindi da lì non scappi più. Non benissimo. Sarebbe ora che un giocatore forte usi i nani. Cioè, i nani li posso usare chiunque. Vincono da soli la maggior parte degli scontri fisici. Poi dopo... Vero. Sono molto forti. Sì. Un giocatore forte li usa. Il tuo tipo non sarebbe l'ora, diventa tipo il peggior incubo. Che... Sì. I nani sono veramente un incubo. Vero. Sa giocare. Verissimo, sono fastidiosi. In mano a chi li sa giocare, scusate, volevo dire quello. Sì. Noiosi, poi nel senso danno poco, proprio poco gioco all'avversario quando vengono interni bene, sono fastidiosissimi. Non credo ci siano tante cose che soffrano i nani, devo essere sincero. Forse gli orchi. Gli orchi. Il caos ad alti TV. Ovviamente. Perché gli elfi che scappano, ma di agilità e movimento. I pro elf potrebbero soffrire un pochino. Bah, che hanno quelle abilità un po' utili. Anche i wood elf se scappano tanto, però. Alla fine perché non hanno. Gli high elf. Pochino, però direi che orchi, cioè quelli che picchiano come loro e che quindi possono metterli lì, riducono il loro punto di forza o annullano tutti i tackle delle loro linee non avendo dodge, sono quelli che comunque li ottimizzano meno, ecco, sono. Vero. Sì, il caos di Dio probabilmente hai detto, tipo per dire Dion Lord. Può essere. Un anno è andato fortissimo. Non so perché te l'ha censurato, quindi non so che cosa.
Mr. Page. Vabbè, ha censurato Mr. Page. Te lo censura sempre. Non lo so, sarà la pelata. Boh. Boh. Sulle palle al bot perché si chiama 404. Direi. Tanto arriva, arriva la mazzata in testa al Goblin con sidestep. Che però non ne vuole sapere. Sì, sì, dice sidestep a questo con block. Via. Armatura 7 resistita. Nargol non teme particolarmente i nani. Beh, sì. Alla fine sì, perché anche lui è un caos e anche lui è lento. Sì. Però è un po' più fragile. E non ha corna soprattutto. Ce l'ha, beh, ma ce con l'ha... poche. Cioè, ce non ha un esercito, sì, di beastmen, ecco. Esatto. Quindi non blizza sempre a due dadi, se non. Cioè, blizzerà comunque sempre a due dadi perché è ovvio, però. Non con almeno questa... scelte. Sì. Sì, sì. Altronde i nani non sono famosi per fare un gioco di lancio, quindi. Assolutamente. Comunque, sì, in realtà Nargol verrà nerfato pesantemente nella nuova edizione, quindi perderà un po' del suo smalto. Perché cosa viene nerfato che non mi ricordo? Avrà tutti i Rotter ad agilità 2. Ah, ok, come è giusto che sia, perché Rotter agilità 3 che non muoiono, lo so. Mi ha sempre, sì, dato fastidio. però è un dato di fatto. Sì, vabbè, fintanto che hai Pestigor, farà tutto coi Pestigor. Diciamo che si trasformeranno nei nuovi Shinky Pestigor. Sarà una caccia al Pestigor e non sarà, non è 0-4. O comunque, anche se fossero 0-4, i Pestigor costano più degli Shinky. Quindi insomma, costano un bel po' i Pestigor, giustamente. Sì. No, non sbagli, Clex. AG2 poi non so se hanno anche dei problemi ulteriori sul passaggio, ma già mi dà l'idea che non passino meglio del 5 o 4 più una roba. Gli hanno tra virgolette potenziato il fall appearance, perché comunque devi rollarlo prima di muoverti, magari lo devi fare anche prima nel gioco da tavolo, però ora per come ora, esatto, il blitzer ci arriva a contatto di base quando fai blitz e poi dopo non blocchi, mentre invece lì lo rolli prima di muovere e perdi anche il blitz, quindi stai fermo immobile 6 caselle di distanza dove volevi blizzare e non ti muovi e perdi tutta l'azione. Terribile, no? Quindi for appearance comunque, insomma, pass dei Rotter 6 o più, cioè l'unica altra persona che ha 6 o più di pass è lo sventratore che skilla e mette pass 6 o più. Esatto, perché non può, se no. Sì. Infatti il pass ce l'ha solamente il Pestigor, che ha 3 o più, mi pare, o 4 o più, insomma, comunque ce la 3 può o fare. Più, 3 o più mi sembra, come dire, un po' esagerato per un Pestigor, vero? Sì, non mi ricordo bene. Pasta e Pestigor 4 o più, infatti. Okay, sennò okay, diventava sì, come il thrower dei nobili. Sì, esatto. Non funziona, Prensil Tail, parte il blizzone con doppia spinta... Inconcludente qua di Rage, potrebbe rirollare, poi per fortuna non lo fa, ma ha sidestep il nostro amico, quindi non benissimo. Questo follow un po' azzardo. Lo vedo più fuori che dentro. Ancora una casella, io la farei. Forse sparerei la palla direttamente negli spalti così per vedere se mi va più bene una volta. Il teschio, reroll bruciato, ma riesce a metterci una pezza. Spades costi aumentati per una di base, penso che più di una capra non metti. Se non ne metti più di una, ti compri subito la seconda, perché secondo me la capra fa la funzione del thrower nell'attuale team di Camry. Cioè, se te la fanno fuori, è finito di giocare con Nargol, sotto certi punti di vista. Quindi
meglio averne un paio di capre, a mio parere. Quindi magari all'inizio ne metti una, però poi con i primi soldi ti compri la seconda. Tu come la vedi, Lanza? Per i festival, sì. È vero che costano, però senza non puoi giocare facilmente. Vero, no, non puoi. Non puoi proprio. Specie adesso con le nuove regole è proprio impossibile giocare con i festival. Ma sì, io un paio di Pestigore li metterei, Clex. Poi magari appunto c'è da vedere quanto ti costa il reroll, cioè nel senso, se devi eliminare un reroll per un Pestigore, allora è meglio che metti il reroll e poi il Pestigore lo prendi dopo, quello sì, quello sicuro. Dovrei guardare il roster per vedere un attimo con i reroll come ci sta dentro tutto, però direi che due è proprio il minimo sindacale. Sì. Al massimo forse toglierei un Chaos Warrior, perché un Pestigore comunque con una cornata arriva a forza 4. Sì, non è impensabile giocare 4 anche se girano le balle, perché ovviamente però Chaos Warrior anche lì lo puoi prendere dopo, insomma. Sì. Aia, ma no. Stordito. Ok. Togli uno Warrior. Perché la bestia è troppo forte. Sì, la bestia è troppo forte, veramente. E comunque appunto, se hai un paio di Pestigore, la malparata, una cornata in un blitz lo puoi dare. Sì. E forse il Warrior è quello che come scambio rapporto qualità-prezzo puoi togliere anche un po' piangendo, soprattutto perché il Pestigore probabilmente puzza più di un Chaos Warrior, quindi c'hai tipo gli occhi sudati, però gli occhi cipollati. Esatto. Sì. via finalmente un injury. E il Goblin con sidestep ci saluta. Già. Ma ci saluta bene, ancora vivo. Sì, male ma non malissimo. E intanto ti dirò, Lanz, che oggi ho visto un gioco molto bello che probabilmente andrò ad acquistare perché mi piace, è un dungeon crawler. E ha un costo importante, però è molto bello. Ed è, ti ricordi Descent? Sì. È uscito il nuovo Descent. Ah. Il Descent 3 praticamente si gioca con l'app. Ah. Pensa che sì. Quindi fa da master, è un full collaborativo, eccetera, eccetera. Oh, che bello! Pensa, finalmente. Addirittura ti arrivo subito alla cosa principale. A parte che costruisci tutto un dungeon enorme, perché infatti dicevano che uno dei problemi, tra virgolette, è che è così grosso il dungeon che vai a costruire che deve avere un tavolo comunque di dimensioni importanti. Sì, certo. E si sviluppa anche in altezza, pensa al dungeon. Oh, mamma! Quindi, sì, vabbè. Sì. Poi ti mando un video, magari carico un video lì sopra. Certo. La cosa più bella è che vai nel villaggio con i soldi che prendi, ti compri l'equipaggio e fai tutto da app. Quindi è praticamente un videogioco da tavolo, l'hanno chiamato. Bellissimo, ottima e idea. C'è addirittura il crafting. Ottima idea, è l'evoluzione addirittura dei giochi da tavolo. Esatto. Sì. C'è addirittura il crafting, ti dico. Bravissimo. Solo questo. Miniature bellissime, e costo importante perché c'ha un bordello di miniature, un bordello di scenici, la scatola è enorme. Costa 150? Costa 179. Poi ovvio che con gli sconti magari che hai lo paghi 140-150, sì. Tantino, però vale la pena. Possa valerne la pena. Sì, secondo me sì. A me poi piacciono, ma questo scattino... ti tocca rirollarlo. Per fortuna fa due. Mamma mia. Per fortuna fa due.
Ora però ti tocca stoggiare fuori dalle balle senza reroll, purtroppo. può Qua farlo con un goblin che ha dodge, però c'è anche il pressing tail, attenzione. eh già. Brutta situazione, qua rischia di essere saccato il campatore di palo. No, sì, comunque bellissima idea, come dire, ti appoggio l'idea, anche se costo sicuramente importante. Sì, alla fine oggi sono riuscito a vendere comunque Necromunda al bar, cioè mi tengo i Redemptionist, perché sono la mia banda preferita, cioè giusto così. Sono belli. E poi lo sa che io adoro, è la cosa, cioè per assurdo, no? Io ho sempre fatto Chaos piuttosto che i Tau, comunque Xeno, roba di quel tipo, no? Anche su Kill Team mi piacerebbe provare i tiranidi, comunque un qualcosa di un po' di avversario. E in Necromunda invece sono sempre rimasto innamorato dei Redemptionist, cioè fuoco all'eretico, Perché sono ignoranza, avversari di tutto il perché resto. sono veramente l'ignoranza, cioè si Sì. spingono così oltre che tornano nella mia sfera di appartenenza, praticamente. Fanno il giro completo. Sì, fanno il giro Sì. completo. Quindi però il resto non mi serviva, quindi l'ho vispo, Ah! basta, cioè è il terzo dodge che fallisce ed è pure, si è pure fatto male. Si è pure fatto male. Ha usato l'apo? Power up? No, 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 credo. no. No, perché sarebbe inutile. Se no, su un KO potrebbe usarlo in questo momento, perché effettivamente. Niente. Malissimo, mi sa che qui è il turning point totale, se già non c'era stato prima. Già, si libera dei line rat che questa volta subiscono. Qua potrebbe scattare il power up. Ma no, dice no. Intanto leggi un attimo il Lura che ti ha appena offerto. Devi scendere a Civitavecchia e fare almeno una partita della nostra campagna. Porta la signora, fa una passeggiata, vi ospito io. Sì, la passeggiata. Beh, sarebbe. Tanto grazie, Nura. Sarebbe bellissimo, effettivamente. Ma chi lo sa, perché comunque siamo andati a trovare la zia della signora a Roma. E da lì poi a Civitavecchia è sicuramente più breve il passo. Quindi magari se una volta ci capita di andare giù e andare a trovare i parenti e fermarci magari una settimana invece che andare in Abruzzo, intanto la palla dove va? E aia. E va a favorissimo di Melkar. Come se ce ne fosse bisogno, però non benissimo. E magari ci si può organizzare. Sì, tra l'altro, Nura, è possibile che io scenda in zona Roma per il Romix a fine settembre, quindi Lanz, non ospite prima di ottobre. d'onore, invitato a No, Romix per Wife in Studio. Notizione, notizia, guarda, no, squilli di trombe. E speriamo che non sia. E tra l'altro, fiotti di cosplayers che vogliono cosplayer, sì. Lanza Vogliono e me vogliono senz'altro, perché mi trombare conoscono. Lanza con squilli di trombe. Bello, Certo. Lanza, non me l'avevi detto, sono molto contento. Bravo, complimenti. Oh, ma non... Porta in alto la Scusa. bandiera di Wolfing Studio, è ottimo. Ma non è una cosa sicura, è una possibilità Mi che non puoi raccomando, se sapere. trombi, digli sì, ok, però per trombarmi devi fare la Quindi sub al trombi. canale. Ah, ecco, se no niente, È quindi fondamentale trombi. la sub al canale, se No, no infatti. non ti devi dare, se no non ti devi Tier dare. 3, tier 3. Esatto, ovvio, No, vabbè, ovvio. cioè, Minimo sono cazzo. 29,90, cioè non è che di meno Certo. non va Sì, sì, bene. sì. Detto questo, cosa vai a fare a No, Romix? niente, è possibile che io scenda, però non so ancora. Nel caso ti faccio sapere, così magari ci becchiamo, Nura. Ma fai tipo da coach amati in torneo di Magic, cioè c'è No, qualcosa di. no, no, no. È che ho sentito, sono in contatto con alcuni ragazzi di Magic. Che pensavano di vedersi giù in quella zona per il Romix, e visto che comunque Bello. si parla di fine mese, c'è tempo, mi posso organizzare. Se riesco, vado, sempre che la cosa rimanga che insomma ci vediamo. A Se invece settembre, a fine poi fine settembre? settembre, primi di ottobre, mi pare. Ora non dovrei andare a controllare. Aspetta. Buono, buono. Io il 26 settembre invece vado a Brescia. Ah, A ecco. Brescia c'è un torneo di Underworlds e vado come Wife in Studio. Vedo se riesco a montare la cam. Faccio una diretta del tavolo 1 per
per tutta la 30 tornea. settembre, 3 ottobre. Ah, ok. Bello. Per tutta la tornea. E porto comunque sicuramente Blood Bowl Sevens per spiegarlo un po' al Dario, che mi aspetta su e che era interessato a vedere questo nuovo modo per giocare un po' velocemente a Blood Bowl, e se c'è qualche bye che magari sono in dispari, nella pausa facciamo una partitina a Blood Bowl 7. Basta. E poi sponsorizzerò il torneo con un premio ovviamente estratto a sorte tra tutti i partecipanti, come al solito. Ah, ok. Premio messo in palio da Premio me, Wild. assolutamente. Classico premio Wild. Oggi comunque, oltre a questo Sì. turnover che comunque ovviamente non aiuta per l'ennesima volta Kiarg, e ho visto che di nuovo il server di Magic dava problemi. Sono un po' nelle canne, decisamente. Eh sì, ma perché ho appena detto, è colpa mia, io chiedo scusa alla Wizard of the Coast e a Richard Garfield in particolare, perché ho detto voglio raggiungere il livello 78. Questo? Vuoi dire Marco Acqua di Rose, no? Ricerca. Ah, Marco Acqua di Rose, sì. Chi è Marco Marco Acqua di Rose? Rosewater. Mark Marco Rosewater, Rosewater, che è il che è tipo il proprietario di CEO Magic. Ecco, tipo di Hitler, sì. apriti CEO. E praticamente Apriti io ho detto una cosa e ovviamente, dato che Nuffle mi vede perché sono un gran sacerdote, dice: no, tu devi streamare Blood Bowl, infedele, sei pure il gran sacerdote del mio tempio. E allora dici: io ti impallo i server di Magic, così non giochi più a Magic, non arrivi al livello 70. Mi corregge, mi dice che si dice nella cacca. Allora Cosa? va bene, anziché avete detto che sono nella merda, no, nella cacca un pochino più soft, Che stanno nella bratta, come si dice a Genova. una mega bratta, Tanto c'è come un si dice a KO, io Roma, qua a uso, farei il power up così. A caso. caso, perché non l'ho fatto prima, ma invece non lo fa. Perché l'obiettivo di Kiarg è giocare in 4-5. Però effettivamente no, a parte gli scherzi, cazzarola, che. Beh, cioè, allora, devo essere sincero. Il problema è sempre il troll, perché con tutte le volte che è caduto giù Kiarg, è ovvio che non ci possiamo stupire di questi risultati. Potevano morire nel primo tempo mille volte. Screto di Mordheim. Ci Anche sono i lui. bambini, imparano le parolacce, ma vabbè, ma io gliele insegno gradatamente, cioè, Sì, no, è quindi vero, Clex, è vero, perché anche come dicevo prima, c'è anche Michelle Jay-Z che i suoi figli seguono, eh. Comunque io, se fosse per me, giochi tipo Acchiappa la cacca, che tu sai di cosa sto parlando, sono giochi Hasbro, dove c'è una cacca che salta fuori all'improvviso dal water e tu la devi prendere al volo, cioè io li brucerei. Proprio tipo inquisitore, perché è vero che a posto di merda possiamo dire cacca, ma anche cacca io non lo direi. Se proprio neanche volessi cacca. censurare, perché sennò è tutto un cacca. È Invece vero. ho Oh, vi tutto nella volevo cacca. comunque far notare che anche se non ne avevo assolutamente idea, c'è il Sumutember su Twitch, quindi se volete subbare o regalare delle sub, avete il 20% di sconto, penso fino a fine mese. Quindi lo sapete, se vi Vero? viene in mente, potete farlo. Ci è arrivata la notifica ora, non ne avevo idea, però. Vero, vero, vero. Tra l'altro si è abbassato, tra virgolette, il costo delle sub, anche se per noi è rimasto praticamente uguale, perché prima era 4,99 dollari, che erano più o meno 4,10 euro, quindi 3,99 euro. Tanto c'è Stream Riders che mi sta spammando sopra. Intanto c'è Melkar che prende tempo, anche perché della squadra di Kiar che ormai sono rimasti i ricordi di un paio di ratti. E le azioni gloriose dei primi 3 turni. E un dodge lo salva. Sì, qua Melkar va un po' sul sicuro. Parte il fallo, sempre apprezzato. Fallo più 4. Ah, stordito. Lo Peccato. stunna, lo Ah stunna. no, era fallo più 3. C'era la coda che mi sembrava uno 5. Invece.
No, era la coda che si muoveva del Croxigor. Il tredicesimo turno. E diamo il via ad un'altra battaglia. Facciamo prendere dal. Attenzione. Oh. L'ennesimo dodge fallito. Però questo era un pochettino più. Non era di un goblin istanti. No, questo era il 4, Era al però. 4, però. Non è la serata fortunata per scappare dai dodge. No. Alla fine le previsioni si sono rivelate vere, nonostante il buon inizio di Kirby. C'è un po' una pratica della vergogna qua. Secondo me, tra le preghiere di Naffo, il numero 14, quando fai Melina, vedi, ad esempio, questo secondo me è un bug del terzo regolamento. Perché il pietrone te lo tirano in testa solamente se tu potresti fare meta, ma non lo fai. Se tu rimani nella tua metà campo e perdi tempo, no. Beh, sì, è più Cioè, rischioso però è rimanere vero, nella non propria capita campo. praticamente mai. Non capita praticamente mai. Però io un pietrone te lo tirerei lo stesso. Al 4 più tirerei il 5 più. Mettiamola così. Se sei nella tua metà campo, no, sei. Forse sai, se sei nella tua. No, non lo so, te lo tirerei senza. Se sei. Te lo tirerei e basta. Così. Come la vecchia mania. Tornate! Tornate al Intanto numero 11, Throw Rock. c'è Lura che ti dice: anche se non passo alla fine, ho chiuso il girone al secondo posto. Onore a tutti gli altri giocatori molto più forti di me. Ma vabbè, dai, Lura, ci vuole poco. Non è vero che ci vuole poco. Comunque, te hai Berlusco, fatto. ricordati degli amici. Hai fatto Eh sì. comunque grandi passi avanti. Quindi, non ti svendere così. Sì, se no diventi un piangina, eh. Poi diventi un piangina e no, per i piangini non c'è pietà poi, eh. Ora devi assumerti le tue responsabilità. Segui il canale da un bel po'. Quindi. Grazie anche ai magici consigli di Wolfie Studio, Nuragico è diventato il secondo in classifica che è oggi. Dato Sorry Dice, non fortunato. Vabbè, contro uno 5. Forse rischiava meno facendo un 4 più e blizzando uno 5. Però. Tu che dici, Lance? Beh, Ma non bene. Ok, ora bene. dico che tanto era un blitz della disperazione. Oh! Permanentemente. Non usa lapo? Non usa lapo? No, è un goblin senza PX praticamente. Guarda qua, ragazzi, guarda qua, guarda qua. Panchina degna di un team Underworlds. Ah, ma era quella la meta allora. Allora sì, era 2-0. Eh sì, Io ero convinto giustamente. che fosse nella sua metà campo. No, Te no, lo no. giuro, te lo giuro. Primo Shame on you. dolore. Shame on you. In realtà con questo gesto sto tirando delle sculacciate alla cheerleader. Detto questo, ero completamente convinto che fosse nella metà campo di Kiarg. E allora no, il Throw Rock era giusto. Stavo Bene, bene. facendo un po' fatica a seguirti, però. Lo so, lo so. Qua la warpieta è andata un po' ovunque, insomma, secondo me. Se l'è sniffata Eh chiunque, sì, vabbè. sì. La schiacciata come un cristallo di anfetamina questa squadra Melkart. Quindi Sì. Di di warpie cristallo di warpietra. questi warpietri. Walter White, Warper White o Walter Basta. Warp, anche potrebbe essere lo spaccio. Oh, ma è la terza volta che viene ai kick, però. Posso Sì, ma dirti? sì, ma non c'è nessun problema con il Dice Non Roller. c'è nessun problema col randomizzatore. No. Mai. Va bene, va tutto bene. Esplant. Esplan.
come una pianta praticamente. Esatto. Piantala, plant it. E piantala. Non ha neanche velleità di pareggio. Nope. Comunque, tutto sommato, una bella partita. Ha avuto un momento di stanca dovuto purtroppo ai fallimenti e alla qualità dei giocatori rimasti in campo, ma vero. Cioè, quando ha potuto usare gli star player, Kiarg li ha usati in maniera davvero creativa e divertente. Diciamo che fino a metà del primo tempo sembrava quasi che potesse fare il colpo alla Lupin e portarla a casa. Già. Perché... Poi il troll è stato un disastro. Sì. Il Sauro si fa goloso. Cercano il terzo touchdown. Libero Rospi. Eh beh, sì, in previsione di playoff. Il troll mutato o no? Quando mai non è un disastro? Il big guy peggiore d'Europa. Finalmente abbiamo portato Nora gioca dalla nostra parte. Ah, meno male. Ti abbiamo convinto finalmente che il troll è un po' me. Anche se in questa squadra è fondamentale, cioè senza non puoi giocare. No, infatti. Soffri tanto. Un conto nella squadra di orchi che ti fa solo perdere gold e partite. Qua. Ma in realtà lo puoi giocare anche alla squadra di orchi, eh. Sì, assolutamente. Con l'adeguato disgusto, ma non so. Sì, poi diciamo che un lineman degli orchi farebbe fuori tre goblin di questa squadra, però. Sì. O comunque sopravviverebbe a tanto. Io. E dico goblin che in realtà volevo dire line rat, perché i goblin ancora sono abbastanza fastidiosi. Anche i Lionheart hanno loro perché sì, chiaramente movimento alto 60k per quello che fanno è un po' tanto. Dovrebbero arrivare già mutati, allora dici vabbè. Sì, Nura, giocando gli orchi è più spesso il danno che il guadagno. Sì, devi stare un po' devi usarlo veramente centellinato il troll, è più quasi non lo usi, è più un disincentivo morale, che cioè lo lasci lì in piedi di fianco alle persone e gli fai paura. Cioè il troll alla fine, poi dopo se capita che sbatti la testa di qualcuno molto forte e lo skill e fai un doppio, allora lì puoi iniziare a pensarlo come un giocatore importante per il tuo team, quello sì. Certo. Se ti capita un blocco a tre dadi pure. Lo schieramento barriera avanzato dei cinchi vogliono assolutamente la terza meta. Ma qua c'è il blitzer che non può fare nulla, ma blizza. Attenzione questo blitz half sorry dice, che gli permette di smarcarsi con una certa agilità. Però proverà un tiro di dodge per fare il passaggio impossibile, ce la fa. Porta in zona per la ricezione del mega passaggio con zero reroll di Kiarg. Ma passa. Quindi una bella azione all'ultimo turno di questo secondo tempo, che non capovolgerà la partita, ma ci farà sicuramente divertire. Si porta sulla fascia per evitare anche gli intercetti, perché il 6 esiste dappertutto, ma con uno non ce la fa. Non ci posso credere. No, ragazzi. Non doveva rirollare. Non ci posso credere. Doveva tenere il 3. L'inacchio ti andava bene. Ma il PES lo fa automaticamente? No, lo puoi scegliere. Vero. Puoi scegliere, sì. Qua veramente. Con reroll. Però dice, vabbè, lo mando fuori perché un po' di spettacolo anche per noi.
Vediamo i tifosi cosa dicono. E vabbè, lo malmenano, ma provano pietà. Lo sputano più che malmenare. Esatto. Quindi adesso ho la possibilità di andare sul 3-0, Melkar. Senza neanche fare uno scatto. No, proprio rinrollabile. Buonanotte. Probabilmente con uno degli scinchi. Ma no, con quello. E via! 3-0, finisce così. La partita. Konga segna l'ultima meta. E via! È stata comunque una bella partita finché ha tenuto, ma anche in generale, dai, è stata godibile. Quindi complimenti a Chiarg, complimenti a Melkar per aver vinto questa partita e portarsi così, credo, in testa alla classifica del suo girone. Eh sì, bella partita, almeno primo tempo godibile, secondo tempo un po', come dire, figlio degli eventi del primo, quindi meno interessante, però comunque Poi valida, una partita ovviamente valida. la classifica si aggiornerà quando entrambi accetteranno la partita, quindi con due vittorie e un pareggio si porta in testa. E bravo comunque Kjarg in questo secondo girone di ritorno, infatti vedete che si è appena aggiornato. Kjarg in questo secondo girone di ritorno che ha comunque fatto un vittoria, pareggio, sconfitta. Uè, ciao! Ciao, ciao, ciao Melkar, e niente, ci stavamo facendo i complimenti entrambi. Comunque è stata una partita godibile e il troll purtroppo è uscito di scena troppo presto per creare un pensiero proprio all'inizio, quando noi pensavamo che... intanto grazie Kjarg per averti subbato per 5 mesi di fila, Grande, grazie mille. grande chi è. E, no, dicevo, peccato perché la motosega ci stava facendo sognare, il troll era lì. Poi dopo ha ceduto un po' tutto e alla fine all'ottavo turno è toccato fare gli straordinari pure a Vez che è entrato per farsi poi espellere dall'arbitro. Però ragazzi, alla fine è stato carino come è riuscito a bloccare tre sauri, a tirare giù tre sauri da solo all'ottavo turno. Esatto, e poi Ci hai provato con forza. complimenti comunque per il risultato del girone di ritorno, perché fare 1-1-1 con una squadra di Underworld decimata contro non morti, orchi e lizardmen, bravo, bravo Sten, bravo Kier. Bravo, bravo Kjarg, bravo anche Klex, che avete avuto il coraggio di usare degli Andis, sono sicuro che nella V comunque vada questa lega, nella VTL3 arriverete con un sacco di voglia di ammazzare gente e fare meta, quindi voglio vedervi veramente con un team che spacca tutto. Mi ha detto Lanz, Kjarg, che insomma ti stai skillando con i Necromantic, quindi chi lo sa. Ah, voglia, sì, l'ha già da un Vabbè, po'. Klex, tu sei messo abbastanza bene, no? Dovresti passare il turno. Vediamo un po' come vanno le ultime partite. Effettivamente c'è ancora una partita da giocare di qua e di là. Però sei messo bene, Klex, con i tuoi Underworlds, dai. Poteva andare peggio, dato il tuo girone, eh? Quindi poi dopo vedremo come sarà. Se arrivi terzo, se no... Sei terzo. Vabbè, ma con Diomlord e Berto, anche Lucas Street ha tirato fuori qualche coniglio dal cappello. Quindi, insomma, non era facile neanche per te con quell'esercito lì, però l'importante è che ti sei divertito e che ti divertirai. E se lo riporti il team degli Underworlds anche nella VTL3 vuol dire che ti hanno fatto divertire e ti sei divertito. Sicuramente la VTL3 sarà meglio perché 1-3-2 alla fine. Chiaro dice, Lanz dopo venerdì scorso non deve parlarmi di Blood. Eh sì, mi ha raccontato delle sue gesta. No, Ha tirato le sue fuori. gesta, io Sì, non ho beh, fatto insomma, tu hai niente. vinto più che altro. Quindi Vabbè, Nuffle ero lì, da qualche parte deve aver guardato. eh In sì, generale, mi sa, ha E infatti, fatto tutto da solo, Kier, non si deve arrabbiare con me. sì, è Nuffle, sapete che siamo alti sacerdoti di Nuffle. Qua stiamo pensando di offrire contenuti nel canale. Anche il sacerdozio a distanza di Nuffle, Il quindi. sacerdozio a distanza, Ci attenzione. vuole un po' di tempo, ci vuole sicuramente un po' di volontà, ma si può fare. Va Allora, bene. voi mentre parliamo, ragazzi, fateci sapere. Tanto chiudi il prediction.
Assolutamente, bravo. Intanto chiudi, ho detto cosa devo chiudere? Stream Riders, No, le chiudi cose, la Prediction. prediction, non l'avrei chiuso neanche stasera. Va bene. Esatto. Quante E partite adesso? mancano? Lo sa Cereal, lo sa San Pitu. Tu lo sai. Io No, ne mancano due se non sbaglio. non... Ora potremmo andare anche a Due. vedere, eh? Andare Però anche sì, possiamo anche andare a a vedere. vedere. Guardi Allora. nei gironi che sono running. Where are we running? Alrighty. Lizzarmanzi. Lizzarmanzi vincono ben 15.021 punti canale. Completare il pronostico. Complimenti a tutti. Allora, una qui. Allora, andiamo a vedere. Due. E sto contando, guarda. E intanto direi che schilla Out of Despair il Sauro degli Ipnorospi. Ne mancano Rodriguez. due, come avevo pensato. Esatto. Una nel girone A e una nel girone B. Perfetto, perfetto, perfetto. Grazie Lanz per averci aggiornato in Figurati. tempo reale. E adesso vediamo nei vari canali chi c'è. Io direi questa sera allora di andare a trovare, vediamo un po' chi c'è. Eh beh, c'è un Rick perché Mr. Page gioca a Storybook Brawl. Quindi c'è anche Jimmy Fan. No, Jimmy Fantastic gioca a Storybook Brawl. Vai da Rick, vai da Quindi Rick, Rick. mettiamo tutti. Comunque, chi è che spiega velocemente la storia? Pioggia, prima pioggia, poi fa tutti fuori i suoi, poi torna la pioggia quando lui deve prendere la palla. In pratica, la storia è andata così. Secondo me c'è del Nuffle in C'è del Danimarca. Napoli, dice passo su MTGA che mi faccio meno nervoso. Bra, bra, Comprensibile. bra. A parte che su MTGA ti fai lo stesso nervoso perché poi non funzionano i server, ma almeno è un problema di server che non è un problema di... Vero. Però vabbè, va bene. Allora, vediamo un po'. A me oggi non va MTGA, dico. Sì, no, ma infatti spiegavo prima che voi non c'eravate, che è colpa mia perché... Dato che con i diamantini, dopo i miei draft, sono riuscito a comprarmi la stagione di Forgotten, ho detto, però la voglio ottimizzare, voglio arrivare al 70° livello. E quindi non puoi E più giocare. quindi, esatto, e quindi Nuffle ha detto, no, tu sei l'alto sacerdote di Blood Bowl, sei l'alto sacerdote di Nuffle e quindi non devi giocare a giochi di altre divinità che non ci interessano. E quindi ti blocco i server. Allora, va bene, ok. Allora rinuncio ad arrivare al 70° livello, va bene. Poi dopo giocherò quando Nuffle non mi vede. Vediamo. Per ora sono a 56 o 58 comunque, quindi sono anche lì lì, ecco insomma, però vabbè. Allora, facciamo un bel raid a Rick Wreckless. Voi restate con noi, ragazzi. Grazie per essere stati con noi questa sera. E io vi auguro una buona serata Lanz, grazie mille per essere stato con me come sempre. Grazie a te, Spe, grazie a voi tutti. Ciao, raga. Buonanotte, grazie per chiunque si è subbato, grazie per chiunque ci segue. Grazie, grazie, grazie. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao ciao.